Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale. Io sono Mauro Cantonetti e sono un musicista, cantante e sound engineer. Vabbè, poi in musica si fanno tante altre cose, ma questa è un'altra storia. Se sei arrivato fin qua è perché probabilmente stai pensando e ti stai chiedendo: ma quanti cavoli di microfoni ci sono in giro? Cosa posso scegliere per la mia situazione? Don't worry, be happy. Cercherò di spiegarti nel più breve tempo possibile, nella maniera più esaustiva possibile, quali sono le tipologie di microfoni e magari anche come sceglierli. Partiamo col dire che i microfoni sono principalmente di quattro tipi, ovvero quelli dinamici o a bobina mobile, quelli a condensatore, e quelli a elettrete e quelli a nastro. Partiamo con la definizione di microfono dinamico, ovvero quello a bobina mobile. All'interno del microfono c'è una membrana plastica, piccola e sottile, detta diaframma, che vibra quindi in risposta alle onde sonore. Il diaframma, quando si muove, genera una corrente elettrica attraverso l'uso di una bobina sensibile, appunto, al cambio elettromagnetico. E dal momento che le masse del diaframma o della bobina mobile sono piuttosto grandi rispetto all'energia contenuta nel segnale acustico, al diaframma serve un tempo per rispondere, quindi la sua velocità nel movimento è limitata. Di conseguenza rende questo microfono non particolarmente sensibile alle altre frequenze, ma allo stesso tempo lo rende veramente tanto resistente in qualsiasi circostanza e soprattutto un microfono resistente alle altre pressioni sonore. Di conseguenza un microfono altamente indicato soprattutto per le situazioni dal vivo oppure con strumenti che hanno un sound pressure level veramente alto, come può essere appunto il kick di una batteria. Il microfono a condensatore invece è ovviamente differente, dove il cuore stesso del microfono è composto da due lamine poste a circa 2 centesimi di millimetro l'una l'altra, quindi distanziate, dove una lamina è fissa mentre l'altra funge da diaframma libero di muoversi in funzione alle onde sonore che riceve, e quando la distanza tra le lamine cambia anche la capacità e la tensione di polarizzazione che viene trasmessa alla capsula, quindi producendo un piccolo segnale elettrico che corrisponde all'onda sonora. Questo segnale elettrico però di conseguenza è anche inferiore rispetto al dinamico e di conseguenza abbiamo bisogno di un po' di energia, e qui entra in gioco il fantomatico più 48 volt, ovvero la Phantom Power. La Phantom Power nella stragrande maggioranza dei casi come energia supplettiva o energia in più, chiamiamola energia in più, come energia in più arriva generalmente dai mixer. Infatti vedete molto spesso il tasto sulla channel strip del microfono 48 volt più 48 volt. Allo stesso tempo ci sono dei svantaggi in base alla circostanza in cui si suona. Di conseguenza sconsiglio, ed viene sconsigliato nella maniera generale, di usare questi microfoni soprattutto in una situazione di musica dal vivo, poiché sono microfoni molto 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 sensibili. Infatti c'è sempre il grande rischio che questi tipi di microfoni abbiano un effetto Larsen, ovvero quello che si definisce un rientro nel microfono di quello che sta producendo, di quello che produce anche un altro strumento in questo caso, che è un altro punto di svantaggio. Immaginiamo un microfono a condensatore in un'orchestra, sì, è bello, non puoi riprendere solo uno strumento con quel tipo di microfono e quindi risulta un po' scomodo se si vuole invece focalizzare la registrazione su un particolare strumento. Ovviamente nel 2022 ci sono anche costruttori che comunque adottano dei microfoni a condensatore nella loro produzione affinché si possano utilizzare anche dal vivo. Non li ho mai provati, però ti dico, sarei effettivamente curioso. Terza tipologia di microfoni ovviamente sono quelli a nastro, che non sono molto differenti da quelli dinamici, però hanno delle diverse caratteristiche. Innanzitutto, invece di una bobina collegata a un diaframma separato, usano un nastro di metallo molto sottile che funge da diaframma, e questo è sospeso tra due magneti. Quindi il movimento di questa lamina molto sottile in risposta alle onde sonore produce un segnale elettrico. A causa poi della massa molto piccola del nastro, che è appunto questo microfono, la risposta in frequenza è paragonabile a quella di un microfono a condensatore. E come un microfono a condensatore è anche allo stesso tempo però molto molto delicato, perché se ti si rompe la roba lì è out. Quarta tipologia di microfono sono i microfoni a elettrete. È vero, non sono tanto sponsorizzati, ne senti parlare anche poco a dir la verità, però ci sono, li citiamo, e non ti nego che effettivamente in qualche occasione si possono utilizzare. Il microfono ad elettrete ha un principio di funzionamento simile a quello del microfono a condensatore, e la differenza principale è che la carica elettrica non è fornita da un alimentatore esterno, ma dal microfono stesso.
Quindi in questo caso è necessario un preamplificatore, ma normalmente non di altissima qualità come nel caso appunto dei microfoni a condensatore, e l'alimentazione può essere data dalla Phantom o in alcuni casi anche da una batteria interna al microfono. Questa tipologia di microfoni è buon compromesso per avere anche la qualità sonora di un condensatore con una struttura più robusta e un costo minore. L'alta sensibilità consente di catturare opportunamente i suoni a distanze maggiori e quindi è valido microfono anche per essere utilizzato in situazioni di, per esempio, coro, in cui i microfoni ovviamente non sono attaccati alla fonte, sono distanti per riprendere quindi il generale. Stop, allora, adesso ti ho spiegato solamente quello che sono le tipologie di microfoni. Per tutti i microfoni però ci sono dei dati che sono appunto comuni per tutti. Il primo è il Maximum Sound Pressure Level, il secondo è la sensibilità, il terzo è il Self Noise e il quarto è il rapporto segnale-rumore. Il primo dato è il Maximum Sound Pressure Level, l'MSPL. Cos'è? Semplicemente quanta resistenza ha il microfono in base a una determinata Sound Pressure Level che gli arriva, quindi alla potenza del suono, prima di andare in distorsione come segnale d'uscita. E di conseguenza bisogna stare attenti a questo dato, possono variare dai 120 ai 150 decibel, ovviamente più alto il valore e meno andrà in distorsione con una pressione sonora molto elevata. Di conseguenza questo valore va soprattutto visto quando si vanno a prendere dei microfoni, metti caso, per la batteria, che è quello strumento che generalmente dà più pressione sonora per far sì che il microfono appunto vada in distorsione. Se il rapporto del maximum sound pressure level di un microfono è più alto, di conseguenza nella distorsione ci andrà veramente molto poco, anche se gli arriva una bordata allucinante di audio. Secondo parametro da controllare molto attentamente è la sensibilità. Cos'è la sensibilità? Ovvero l'efficienza che ha un microfono, ovvero quanto gain dobbiamo dargli per far sì che abbia un livello accettabile. Ovviamente più sarà sensibile, meno gain gli dovremo dare, meno gain daremo, di conseguenza meno rumore elettrico arriverà dal mixer. Quindi un microfono più efficiente farà sì che avremo molto meno rumore che arriva dai circuiti elettrici del mixer stesso. Piccola trick, visto che stiamo parlando di sensibilità, se hai un buonissimo microfono come questo, che è lo Shure SM7B, che però ha una particolarità, ovvero è veramente poco sensibile, di conseguenza con questo microfono ti toccherà alzare per forza il gain del mixer. No, non è detto. C'è un oggetto che puoi andare a vedere, puoi cercare, ovvero sono i classici Fathead, e questi ti faranno guadagnare in linea direttamente circa 25 decibel in più. Quindi non sarai costretto ad aumentare il gain del mixer e quindi non sarai costretto a mettere del rumore elettrico nella linea del microfono. Allo stesso tempo, per usare il Fathead, nonostante questo sia un microfono dinamico, devi però utilizzare la Phantom Power. Un altro rapporto da tenere in considerazione è il self noise, un altro dato fondamentale che ci sta a indicare quanto rumore elettrico produce da solo il nostro materiale elettronico che stiamo utilizzando. In questo caso stiamo parlando dei microfoni. Più basso sarà questo valore, ovviamente meglio sarà come dato da confrontare. Più alto sarà il valore, peggio sarà, perché vuol dire che produrrà molto molto più rumore. Altro dato da tenere assolutamente in considerazione è il ratio signal rumor, quindi il rapporto segnale rumore, ed è la differenza che c'è tra l'SPL che può fare, può sopportare quindi il microfono, con il dato che abbiamo citato prima, ovvero il self noise. Maggiore sarà la distanza tra questi due dati, meglio sarà come dato da appunto confrontare con le caratteristiche del microfono. Quindi in questo caso metti che tu hai un SPL di 94 sul microfono, mentre il self noise è di 24, capisci che 94 meno 24 fa 70, il rapporto segnale rumore sarà di 70. Ultimo parametro da tenere in considerazione, che ovviamente non potevo citare, ovviamente è la risposta in frequenza di un microfono, che determina il carattere dello stesso, ovvero se per esempio prendiamo un microfono Shure SM58 per un live, questo avrà generalmente una risposta un po' più frizzante sulle alte frequenze, di conseguenza la voce risulterà un po' più cristallina, mentre con altri microfoni la risposta in frequenza ci darà modo magari di avere invece più corpo nella parte centrale delle frequenze della voce. Quindi quello è un gusto strettamente personale. Quando si è in studio si cerca sempre più o meno di trovare il microfono con la risposta più piatta possibile, perché in studio ovviamente poi ci sono una serie di correzioni che vengono fatte appunto nel mix,
che sono importanti, e se il suono è già colorato, mixare quelle frequenze è un po' più difficile. Altro dato non meno importante da considerare, ovviamente, sono i diagrammi polari di un microfono. Cosa sono i diagrammi polari? Ovvero la capacità direzionale di un microfono di avere la massima espressività di ripresa. I diagrammi polari sono di 5 tipi, ovvero omnidirezionale, cardioide, supercardioide, ipercardioide e figura 8. Quali microfoni consigliarti quindi? La risposta non è tanto questa, ma devi farti un'altra domanda anche prima. Innanzitutto, in quale contesto tu vai a utilizzare i tuoi microfoni? Ci sono contesti, magari dal vivo, magari al chiuso, magari all'aperto, magari in studio, magari del parlato, magari un'intervista, magari un action movie, cioè ci sono tantissime situazioni dove ogni microfono ha la propria dimensione. Da non dimenticare poi che magari non c'è una situazione dove c'è un manuale che ti dice ok, stai cantando, oppure che ne so, stai facendo una ripresa naturalistica, va bene questo microfono. Le sperimentazioni sui microfoni in realtà sono tantissime, se ne possono fare di tutti i tipi, quello dipende dalla tua voglia di registrare in determinate situazioni, in determinati modi. Quindi quello che ti posso consigliare è, magari se hai l'opportunità, prova un po' tutti i microfoni, vedi come si comportano e magari fai anche degli esperimenti con le varie tecniche microfoniche. Per esempio, l'ORTF devi farla in quella maniera con quei microfoni? Non è detto. Devi fare una B con degli omni, ma magari li puoi fare con i cardioidi, cioè puoi fare un sacco di cose in realtà, però dipende sempre in che contesto tu registri e il risultato che tu vuoi. Spero di esserti stato utile con questo video e mi raccomando, lascia un commento se vuoi dire qualcosa, se vuoi suggerirmi qualcosa e iscriviti, magari parliamo anche di altro, anzi sicuramente parliamo di altro. In questo caso, bella per tutti, ci vediamo alla prossima, ciao!